Una curiosità maligna mi ha guidato a cercare ancora. Se ci fosse stato un sottofondo, sarebbero state le loro risate. Le loro risa. Sapevo che non poteva essere molto più giovane di me. Ma la sua bellezza è stata il secondo pugno nello stomaco. Poi è arrivata la prova, quella schiacciante, l'auto di Sergio con lei da sola seduta al volante. Ho cliccato sull'immagine e ho cercato la data di pubblicazione. Sarebbe stato meglio non farlo. Ho chiuso il computer, trattenendo la tentazione di scaraventare al suolo, come se così si potesse frantumare anche tutto quello che conteneva. Ho iniziato a singhiozzare, mettevo dei fischi disperati e violenti, la voce stridula del desiderio di morire. Era ingiusto e io non sapevo come fermarlo. Quell'onda irrispettosa ha invaso ogni cosa, chi lo sapeva, chi faceva finta di nulla, chi si vergognava. Ho pensato a tutti quegli amici che non potevano essere all'oscuro. Ho immaginato l'espressione soddisfatta di Sergio mentre snocciolava tutti i particolari più piccanti. È stato così doloroso che non sono più riuscito ad alzarmi. Quando mia madre è rientrata, mi ha trovato accasciata sul divano, immobile, con Zeus acciambellato accanto a me. Mi ha scossa. I comici. Mi ha scossa, mi ha chiesto se avevo vomitato, se avevo dolore, se potevo sentire quello che diceva. Ha iniziato a strillare finché non ho alzato la testa per guardarla. Si è inginocchiata davanti a me e mi ha accarezzato le mani. Come stai? Cosa succede? Come si può spiegare che c'è qualcosa di più doloroso delle terapie? Ho cercato di tirarmi su per tranquillizzarla. L'avrei tenuta fuori da quella parte di cuore. Nulla di nuovo, mamma, ho solo avuto un momento di sconforto. Devo ancora abituarmi a questa nuova me. Ti preparo qualcosa da mangiare. Chissà se il cibo ha questo potere calmante in tutte le civiltà. L'ho lasciata fare e ho cercato di tornare in me, di ignorare quella fitta nel ventre, invisibile, sottile, come una lama di ghiaccio. La notte è trascorsa insonne, mi sono svegliato e assopito diverse volte, ma alle 4 ero sdraiato a fissare il soffitto. Pensavo. Giravo intorno a tutto, a me e a lui, a quell'uomo che non riconoscevo e che continuava a farmi male. È possibile che la sua meschinità mi fosse sfuggita per tutto quel tempo? Ho pensato a tutte quelle donne tradite dai propri mariti, di cui negli anni avevo sentito parlare, e a tutti i commenti su di loro. Può una persona trasformarsi in un'altra appena mette piede fuori di casa? Non riuscivo a capire, avrei potuto giurare che non fosse mai stato così prima. Certo, non era mai stato il re del romanticismo o della galanteria, ma non era sgarbato e si appropriava dei suoi spazi come vedevo fare a tanti altri uomini intorno a me. Le domeniche allo stadio, le partite in tele, che diventavano della priorità assoluta. I viaggi di lavoro che richiedevano biancherie e camicie stirate. Poi la passione per quell'auto, la Jaguar, un simbolo, un desiderio. Un modo per contare al mondo di essere esistito, ma soprattutto la certezza di non passare inosservato. Aveva risparmiato per averla e quando erano arrivati i soldi premio per i risultati ottenuti 3 anni prima, non aveva avuto dubbi. Quell'auto sarebbe stata sua, avremmo potuto fare una vacanza, comprare una casetta in montagna, magari metterle da parte, ma quell'auto fu più importante. E io lasciai fare, soprattutto perché la mia opinione non fu mai chiesta, ma data per scontata. Vedrai che bei giri ci faremo. Una consolazione accettabile che poi si sarebbe concretizzata solo un paio di volte. Sergio affittò un garage per non lasciare in strada e tra loro iniziò una specie di